aeroporto di Kabul. Questi sono i giorni dell'orrore, i giorni dell'abbandono. Ma chi sono queste persone che tentano in ogni modo la fuga? E chi di loro ce l'avrà fatta? Loro sono Nasima e le tre figlie, Nashrin, Sana e Alina, con zia e cugini, sono bloccate ad Herat. Sono in pericolo e vogliono disperatamente arrivare in Italia, ma nessuno ha pensato a loro. Come faranno a salvarsi? Io ero interprete di Task Force 45, forze speciali italiani, in Afghanistan, Herat. Lui è Taz, il papà di Sana, Alina e Nasima. Per 7 anni ha vissuto, combattuto e rischiato la vita a fianco dei nostri soldati. Poi a un certo punto, nel 2017, c'era guerra e sparavano interpreti. Poi io da lì sono scappato. Taz entra nel mirino dei talebani e con una carta d'identità falsa percorre a piedi la rotta balcanica fino a che non raggiunge l'Italia. Qui chiede insistentemente di potersi ricongiungere alla sua famiglia, ma sono passati più di 4 anni e non ha ancora potuto riabbracciare le sue bambine. Finché quest'estate succede quello che sappiamo, finché... Sono arrivati i talebani, era a rischio per tutti, perché loro cercavano noi e le nostre famiglie. Sì, erano quindi... nella lista nera dei talebani? Certo. Taz ha bussato a tutte le porte, ma la sua richiesta di aiuto è rimasta inascoltata. Gli è rimasta solo una persona a cui rivolgersi, Giuseppe, un ex incursore della Marina con cui ha condiviso anni di incursioni militari e di pericoli sul suolo afghano. Non si capiva come mai la sua famiglia non era inserita in alcuna lista per il rimpatrio. La difficoltà in tutto ciò è che la famiglia era ad Herat, ma l'unico aeroporto aperto era quello di Kabul. Arrivati a Kabul, li nascondiamo la prima notte in un hotel, ma ad un certo punto è arrivata una telefonata. Giuseppe, ascoltami, bisogna far sapere alla famiglia che si deve avvicinare all'Abbey Gate. Quando vedono la bandiera italiana si devono avvicinare e mettere tutte e due le mani sopra la testa, così li riconoscono e li fanno entrare. Lì è iniziata la vera missione, diciamo quella più difficile, perché Kabul era sotto controllo totale dei talebani. L'aeroporto di Kabul, l'anticamera della speranza, è un luogo di dolore e orrore. Un fiume di liquami divide il mondo di chi resterà da quello dei fortunati che riusciranno a partire. It will not matter when we're dead. E i bambini ormai avevano il sangue nella bocca, i piedi distrutti, pestati dalla folla. Io stesso aiutavo Tazza con delle foto, provavo a aggiungere delle frecce, a indicargli le aree dove dovevano spostarsi in modo che si avvicinassero ai soldati italiani. Allora finalmente a un certo punto si è scoperto una sorta di varco, passando l'informazione all'interprete che stava lì, gli è stato chiesto di aiutare queste donne da sole. Mi hanno chiamati dal WhatsApp, mi hanno detto che sono arrivati e siamo dentro il gate, siamo dentro l'aeroporto. Ce la faranno. Sì. Hai salvato la famiglia, Giuseppe. No. Grazie. ما بيوم هذا منغزيك شو مانهم؟ أنا ما تأخذ لهم كل شيء، أنا كنت أختاره كبير أنا أسكلكين سيكون من نار. كلكين معلوم نمشي، تا كل شيء كلكين نية. خب كل كبير بيروش يم كل شيء. بس كده. كان يجيك بيشني.
Dico, imbecini, ci corpo poco. Bien. Ok, se chi me ci corpo. Siamo nel mio sogno. Quelle ne sono messo. E l'imbolo. Più. سیو خان بیان جگه کوکا بیدو Thank you.